notte di San Valentino del 1970. A Broadway, 647 Broadway, angolo Bleecker, un certo David Mancuso, che è proprietario di un loft in questo edificio, dà un party. È dichiaratamente gay, per l'epoca già nessun problema. Gli dà anche un nome, Love Saves the Day. Quasi tutti in tasca una confezione di Twinal, nome in gergo il biscotto del gorilla. Chiaramente si tratta di un combinato chimico. L'obiettivo però non è né rilassarsi né viaggiare, è prolungare l'eccitamento. È come se questo gruppo di persone, a pochi mesi da quando è stato smontato il palco di Woodstock, a qualche ora di macchina da qui, volesse provare ad attaccare la musica alla trasgressione in un altro modo, ma manca la colonna sonora che sta per arrivare. Si chiamerà la disco music. Attenzione, il termine non è loro, anzi lo detestavano. Il termine è di Billboard e non senza una nota di disprezzo. I dischi non vendono, stravendono. Nel 1975 Donna Summer incide Love to Love You Baby, che simula un orgasmo che poi va in loop per circa 30 minuti. A nessuno era mai passato in mente di chiedere a Janis Joplin di simulare un orgasmo. Per fortuna bastavano la musica e le lyrics, ma è un altro mondo. Mancuso intuisce che l'operazione ha più che discrete ali commerciali, infatti trasforma il suo loft in The Loft, ovvero sia il primo locale di disco di New York. Siccome però è dichiaratamente gay, bisogna prenderne uno per i cosiddetti straight, ovvero sia per gli eterosessuali. Arriva, si chiama The Gallery. Finché nel 1977 se ne apre uno che mette letteralmente tutti d'accordo. È alla 54esima strada e si chiama Studio 54. È di un certo Ian Schrager che insieme a Steve Rubell ritiene che sia arrivato il momento di aprire un locale che in gergo newyorkese si chiama Gomorra, perché di limiti non ce ne sono. È probabilmente il locale più decadente della storia della città. È su tre piani. Nel piano centrale, quello di ingresso, c'è un grande bar a forma di diamanti. Le luci sono talmente forti che è illuminato a giorno. Nel piano nobile, c'è una stanza chiamata The Rubber Room, la stanza di gomma, perché è tutta circondata da gomma. Motivo? Eccesso di liquidi, corporei e non corporei, più facili da pulire. Quella sotto, la cosetta VIP, è invece dove vanno i personaggi che vogliono venire tutte le sere lì, come Truman Capote, Mick Jagger, David Bowie e alle volte persino il baffo di Salvatore Dalì. Il motto del posto è: se ti ricordi qualcosa di quello che è successo ieri sera, vuol dire che non ti sei divertito del tutto. Ci sono due DJ, uno si chiama Kratzor e l'altro si chiama Siano. Si alternano i giorni festivi e feriali. Il clima è assolutamente al di là del bene e del male. Pochi mesi dopo l'apertura, la notte, è il compleanno di Bianca Jagger, moglie del predetto Mick. Si presenta con uno stupefacente cavallo bianco e uno stalliere, praticamente nudo, con una body painting antesignana. Qualche mese dopo, per la festa di Capodanno, enorme serata. Alla porta vengono respinte due ospiti di Grace Jones. Uno si chiama Nile Rodgers e l'altro si chiama Bernard Edwards. Corrono a casa perché sono un gruppo musicale, si chiamano Chic. Compongono un pezzo intitolato Fuck Off, perché l'ha presa male la faccenda di essere stati mandati indietro. Quando lo mostrano il pezzo suona bene, siccome sono stati riaccolti nella community cambiano le parole in Freak Out. Venderanno 6 milioni di copie. No, non può continuare così, non può continuare così. Il fenomeno musicale ha basi troppo piccole. Dovrà succedere qualcosa, solo che quello che succede è tragico. Arriva indesiderato un virus dall'Africa e non passa dalla quarantena di Ellis Island, è quello dell'AIDS. La città si ferma, anche quel tipo di stile di vita cambia per forza. Nel giugno del 1979, per la prima volta da anni, non è un disco della disco in testa alle classifiche, bensì My Sharona. Billboard, con una nota di piacere, lo fa notare cerchiandolo. Pochi mesi dopo, al Comiskey Park, il campo di baseball di Chicago, degli White Sox, la disco Demolition Night,
migliaia di vinili vengono mandati in fumo. Sì, è finito tutto. È finita un'era e così come era cominciata sparisce quasi nel nulla. Però attenzione, ogni volta che Lady Gaga ha un livello artistico decisamente superiore, completa un video, dovrebbe prendere un ideale cappello e ringraziare zia Donna.